Ricordate un paio di settimane fa questo signore che fa il vicepresidente del Consiglio? Io credo che un nuovo boom economico possa nascere. Ha detto che l'Italia era alla vigilia di un boom economico, vuol dire un fiorire di posti di lavoro, di reddito, di salari. Ebbene, stamattina l'Istat, in due momenti differenti, ci ha riportato la realtà. Primo, l'Italia è in recessione, vale a dire il PIL da 6 mesi sta tornando indietro. Dopo 5 anni di crescita economica, per la prima volta il nostro paese torna indietro. E per il 2019, per l'anno in corso, siamo già a meno 0,2% di crescita del PIL. Il governo ha basato tutta la sua legge di bilancio su una crescita dell'1%. Quindi tutte le previsioni stanno dimostrando sbagliate. E la seconda cosa che ci dice l'Istat stamattina è che da quando c'è il governo 5 Stelle Lega si sono persi 123.000 posti di lavoro a tempo indeterminato e ci sono 84.000 precari in più. Questi sono i numeri che valgono più della propaganda e questa è la prova che questo governo con la sua incompetenza ci sta portando a sbattere. Quando un paese va a sbattere, i primi a farsi male sono i più deboli.